il posto ospedale, io già ho sorpreso malissimo. La questione è questa, e bisogna che la popolazione capisca questo, che, voglio dire, se si chiudesse una fabbrica che ha 40 o 50 operai a San Severino, sarebbe i sindacati, tutti, se muove, no, eccetera. Abbiamo visto in queste cittadine dove qualche fabbrica ha dovuto chiudere, tutti si precipitano. Qui nessuno si rende conto che sta per chiudere. E chiudendo l'ospedale ci sono i posti di lavoro, c'è l'indotto, c'è tutto in un paese che sta morendo. Sta morendo perché la nostra industria è prevalentemente, per non dire quasi del tutto, sul campo dell'edilizia, e l'edilizia è in grandissima crisi. Questo è quello che io voglio ricordare ai concittadini. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, abbiamo fatto un po' di confusione, eccetera, abbiamo ottenuto questo rinvio, il vicepresidente mi dirà che siamo stati contattati anche dal livello del ministero che è stato sollecitato e speriamo di ottenere qualche cosa. Io onestamente con questa situazione ci credo poco, perché quando siamo stati a Ancona abbiamo visto la gente che, voglio dire, sta lì e vota all'ammasso, non c'è una discussione. Perché hanno votato tutti contro la mozione che era stata fatta dai 5 Stelle, hanno votato tutti su un presupposto che è falso. Presupposto dato dal presidente della giunta regionale, quale ha detto che, cioè io, nessuno, che fino a 1000 nascite l'anno si ha la sicurezza, da 1000 in giù si ha il pericolo. C'eravate tutti, no? Quando hai detto. Adesso sembra che il pericolo comincia a 700, no? Per 50, se vende il numero prodotto. Non lo so, io voglio dire, quando questo signore viene a dire queste cose bisogna che porta i dati. Allora dice, in Italia, in Svezia, che poi non va perché la Svezia è un'altra popolazione, no, voglio dire, ci sono degli individui di San Severino che foraggiano, che permettono la sopravvivenza di un ospedale in Africa. Questo ospedale è ad orientamento prevalente, fa tutto, però è orientamento prevalentemente ostetrico. Ora andiamo a farlo laggiù e chiudiamo quello qui, che vuoi? Otteniamo le nostre donne in Etiopia. Io ho fatto, Marco, dai, tutte le cose di Dava, no.